Eccoci qui, buongiorno a tutti, buon venerdì. Siamo tornati in diretta con i nostri appuntamenti consueti e oggi inauguriamo una serie di incontri dedicati al graphic novel. Avremo con noi le redazioni di Bao, di Tunue, di Becco Giallo e oggi ospitiamo per Feltrinelli Comics Paolo Castaldi. Eccoti qua. Ciao, 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 ciao Paolo. ciao, ciao, ciao. Oggi ci racconterai l'ultimo dei tuoi lavori, che è la buona novella. Eccoci. Ecco, adesso vediamo, dopo vi mostreremo anche alcune immagini e entreremo un po' nel vivo anche visivamente di questo lavoro. Lascio raccontare a te come è nato questo progetto. Mi hai già detto che Fabrizio De André ti accompagna da quando sei piccolo, per cui immagino che questo lavoro abbia un valore per te molto più profondo di quello che magari può sembrare, da un primissimo sguardo. Sì, questo è un lavoro che appunto io sognavo di fare un po' da quando iniziavo a studiare disegno al liceo artistico, quindi da quando avevo 16-17 anni, perché appunto De André è uno di quegli artisti che mi ha formato. Io credo che ognuno abbia dei musicisti, dei pittori, dei fotografi che formano comunque quello che poi diventiamo da adulti. Sia dal punto di vista emozionale che visivo e che artistico. De André è sicuramente per me uno di questi, quindi a livello poetico lo reputo sicuramente molto rilevante all'interno della mia crescita, ma anche in generale del panorama italiano. La Buona Novella è un disco che in particolare io apprezzo innanzitutto perché secondo me raggiunge la sua vetta poetica e lirica più alta insieme ad Anime Salve, per chi è appassionato, insomma, del cantautore sa di cosa sto parlando. E poi perché la sua forza è che è un disco sempre attuale, perché le tematiche sono così universali e così vicine anche a noi in questo momento, che nonostante sia un disco del 1970, quindi ha fatto 50 anni da poco, io lo trovo estremamente attuale. Anzi, ne avevo proprio bisogno di riscoprirlo in questo periodo, dove secondo me alcuni dei valori che la Buona Novella cerca di trasmettere sono un po' passati in secondo piano, quindi insomma la sospensione del giudizio dell'altro, una certa anche umanità, un rispetto per chi è diverso da noi, tutte queste tematiche che la Buona Novella affronta, io sentivo che c'era il bisogno di riscoprirle. E visto che lui lo ha fatto meglio di me, ho deciso di usare le sue parole e metterci a fianco i miei disegni. E quindi, Questo album, infatti, scusa se ti interrompo, sì. per chi non lo conosce, è una lettura di alcuni Vangeli apocrifi, Sì. per cui l'argomento è qualcosa che proprio ci appartiene da Da millenni, millenni, direi, sì. ok, no? Quindi No, infatti va. è quello. È una storia che tutti bene o male conoscono, perché comunque è la storia della vita e della morte di Gesù di Nazareth e di sua madre Maria, perché parte da quando Maria è piccolina. Quindi è una storia che bene o male, ripeto, anche le persone comunque che non credono, ecco, ad esempio io sono una persona comunque atea, però che tutti conoscono perché è proprio nel nostro background. E lui lo affronta appunto partendo dai Vangeli apocrifi, che sono quei Vangeli che sostanzialmente sono stati messi un po' da parte dalla Chiesa, intesa come istituzione, perché erano un po' meno sacri, diciamo, e un po' più invece umani, quindi raccontavano anche il lato umano e debole di personaggi che invece dovevano avere un'aura comunque di perfezione e di santità. Ecco, quindi questo secondo me è l'aspetto più bello di quest'opera, che lui prende Gesù e Maria e te li fa diventare un ragazzo di 30 anni e una donna, una madre, come possono essere
due persone che possiamo incontrare per strada. Ecco, questa secondo me, detta in, come dire, certo, in parole povere, la sua forza. E quindi con tutte le debolezze, le come dire, anche le incongruenze del caso, come tutte le persone, no? Ecco, questo è quello che io ho cercato di fare poi con i miei disegni, no? Quindi mantenendo i testi di Fabrizio De André inalterati, e questa è una cosa che siamo riusciti ad ottenere insieme a, in collaborazione con la Fondazione Fabrizio De André, sì, che ha avvallato il progetto, insomma, Feltrinelli è riuscito a fare da tramite tra me e la Fondazione, quindi loro sono stati ben contenti di celebrare la buona novella, i 50 anni dell'uscita con questo libro. Noi abbiamo mantenuto i testi inalterati, quindi ci saranno tutti i testi del disco dall'inizio alla fine senza tagli. Io dovevo fare, aggiungere secondo me quella parte di buona novella che forse mancava, che era la parte visiva, e ho cercato di farla così, come io me la sono immaginata in tutti questi anni in cui questo lavoro è sedimentato nella mia testa, vediamo che magari abbiamo di evidenziare qualche... ancora abbiamo qualche difficoltà di connessione adesso. Ok. Perfetto, era semplicemente saltato un po' l'audio. La struttura del libro è molto precisa in questo senso, perché tu l'hai diviso quasi a metà, sì, ambientando la prima parte all'epoca di Cristo e invece la seconda in un ambiente contemporaneo al nostro. Sì. Questo per avvicinarla un po' ai lettori, sì, e non confinarla in un'epoca così distante. Sì, un po' per questo, guarda, per due motivi, in realtà, perché la parte appunto ambientata ai giorni nostri, o comunque nell'epoca moderna, diciamo, perché poi ci sono personaggi degli anni 70, compaiono piuttosto che più attuali, in realtà per due motivi. Uno, perché De André mantiene tutto questo disco in un'allegoria, cioè lui ovviamente vuole parlare dei suoi anni, degli anni 70, che comunque sono stati anni piuttosto tormentati, e lui in realtà vuole raccontare quegli anni che sta vivendo tramite l'allegoria della vita di Gesù e della buona novella. Io ho fatto tutto, ho mantenuto questo registro narrativo, senz'altro, fino all'ultima parte, che è quella che il capitolo che si chiama Il Testamento di Tito, e lì invece ho voluto fare un salto ai giorni nostri, perché volevo forse esplicitare quello che De André non esplicita mai, cioè vi sto raccontando, in realtà raccontandovi di Gesù, vi sto raccontando di voi, vi sto raccontando il vostro mondo e il mio mondo, quindi la mia società con tutte le sue problematiche, e questo io volevo che fosse esplicito, nel senso che volevo che il lettore a un certo punto si rendesse conto che non gli stavo raccontando una storia di 2000 anni fa, ma gli stavo raccontando dell'oggi. E da qui, sì, insomma, il motivo che, come dicevi tu, insomma, di avvicinare un po' il lettore a questa storia qui. Tra l'altro, tu hai utilizzato diversi modi per trattare i testi nelle tue tavole. Qui le vediamo, diciamo, spoglie dei testi, però in certi punti ci sono nei balloon, in altri invece quindi, sono, se si vede, sono inseriti direttamente nelle immagini. Direttamente nelle immagini, ad esempio. Sì. Allora, solitamente sono appunto inseriti in didascalie, come nella tavola che stiamo vedendo, però poi il lavoro è stato anche un po' quello di seguire il disco. Io consiglio sempre a chi ha il libro di provare una volta almeno a leggerlo con sotto la musica che avanza, perché a livello di ritmo e a livello di testi ho cercato di seguire anche la musicalità del disco, quindi nei momenti in cui il testo era, cioè il cantato era molto concitato, ad esempio, racchiuderlo all'interno di un balloon mi sembrava un po' come mortificare la scena o comunque lo spirito
della scena del disco che dell'azione, cioè del momento che De Andrea aveva immaginato per quel momento lì, e quindi magari non costringerlo all'interno di un balloon mi sembrava potesse essere una scelta migliore. Qui ad esempio si vede adesso, ecco. Sì. Per questo, quindi anche un po' una utilizzare una tecnica per raccontare, che è una cosa che poi tra l'altro agli allievi cerco sempre di spiegare quando insegno a scuola, il fatto che comunque una tecnica, una scelta tecnica racchiude poi anche una scelta narrativa. Magari non sempre scrivere un testo all'interno di un balloon può essere la scelta migliore, magari ogni tanto provare una soluzione alternativa può comunicare al lettore qualcosa che può comunicare la stessa cosa ma meglio, certo, più efficacemente. È in funzione del sì, contenuto, la tecnica. Sì, assolutamente sì. E per questo che poi anche all'interno della narrazione di questo libro della buona novella i tratti un pochino cambiano, ci sono tavole che hanno magari tratti un po' più sporchi e più diciamo violenti, altre tavole che invece sono un pochino più definite, più pulite e così via, insomma. Io credo tanto che il fumetto da questo punto di vista possa essere più efficace di altri linguaggi per raccontare una storia. Il fatto che ad esempio il cinema, ok, uno può lavorare sulla pasta, sulle luci, su, come dire, può effettare anche un pochino le immagini, però quello che vediamo è quello che la videocamera riprende. Mentre ad esempio col fumetto noi possiamo alterare di tanto un'immagine rispetto all'immagine prima, e quindi ad esempio nella buona novella ci sono tavole come dire appunto molto curate, come possono può essere ad esempio questo paesaggio qui, io le faccio vedere sperando che si vedano, ma mi sembra di sì, si vedono questo paesaggio che comunque ha tutti i suoi annessi, connessi, prospettive, quant'altro, però magari ho a un certo punto avuto l'esigenza di ad esempio fare un disegno come questo, ok? Sì. Come questo che in realtà è quasi uno sketch indefinito con solo un po' di acquerello e di matita, perché in quel momento secondo me andare a definire una figura avrebbe un po', come dire, ammazzato la narrazione, no? Invece lasciarla così eterea in quel momento mi serviva. Ecco, il fumetto ci permette di giocare su queste cose, quindi perché non usarle, insomma. E in questo senso il rapporto con l'editore com'è stato? Ti ha lasciato carta bianca oppure è intervenuto nelle tue scelte, magari proprio in partenza dandoti delle indicazioni precise? Allora, no, con Feltrinelli diciamo che il rapporto è già consolidato perché con loro ho fatto altri due graphic novel negli anni precedenti e quindi si fidano abbastanza del mio modo di lavorare, lo conoscono. Lì funziona che però c'è un editor che ti segue dall'inizio, quindi si discutono anche queste soluzioni con l'editor, nel mio caso Silvia Stevanella è la editor che mi ha seguito in questo lavoro, e quindi c'è sempre uno scambio. Comunque a me piace che ci sia un po' un gioco di squadra, perché non fa molto per me l'immagine del fumettista da solo nella cameretta a fare tutto, e io ho sempre bisogno di poi condividere le mie idee, perché credo che ad esempio varie volte alcune situazioni un po' dove mi ero bloccato sono state sbloccate da un'intuizione di Silvia che ha detto perché qua non facciamo così, e da lì poi da cosa nasce cosa e si crea poi io credo un lavoro secondo me migliore. E quindi ecco, a parte queste correzioni quindi che Silvia ha potuto darmi, se sostanzialmente non c'è una
non c'è poi una vera, tra virgolette, come dire, non cercano di incasellare il lavoro su un binario. Noi Certo. ci eravamo dati solo un punto fisso, inamovibile, che era quello di mantenere i testi integri senza tagliarli. Quindi è stato quasi da quel punto di vista, una sfida che ci siamo dati a noi stessi, no? Perché alcune canzoni sono davvero lunghe e l'idea di metterle a fumetti sembra folle, perché dice, ok, adesso io qui cosa. Però alla fine è una linearità di narrativa, quindi da quel punto di vista, con l'aiuto di Silvia e poi di Tito Faracci, che è il curatore, e poi di tutta la collana che comunque lui supervisiona sempre quello che noi facciamo, siamo arrivati a un risultato che io reputo soddisfacente, insomma, per quanto mi riguarda. Direi, direi. Quindi è stato così, poi che si. E che feedback hai avuto dalla fondazione? Immagino che abbiano ricevuto il tuo Sì. Sì, lavoro. allora è piaciuto molto e già erano comunque contenti del fatto che ci fosse un ragazzo, diciamo, adesso non sono più giovanissimo, però secondo, cioè, se si va a analizzare il disco di Dendré, che è degli anni 70, di sicuro sono più giovane. E quindi che ci fosse un ragazzo che avesse voglia di comunque mettere mani a questo lavoro ancora nel 2020 e quant'altro, quindi erano già di per sé contenti. E poi il fatto che aver mantenuto i testi integri, lo spirito soprattutto integro, perché poi è quello che è stato a cui tenevo molto, il fatto di non alterare lo spirito dell'opera originaria, loro sono stati poi molto contenti. Quindi, poi purtroppo per la questione Covid non c'è stato modo di interagire, nel senso che l'idea era poi magari di fare una presentazione Certo. assieme e quant'altro, poi non c'è stato modo per adesso. Beh, speriamo di poter recuperare presto Eh tutti quanti in sì. questo senso. E intanto vediamo, a proposito del rapporto con l'editore, volevamo aprire insomma una parentesi sullo studio della copertina. Abbiamo avuto modo di vedere alcune bozze sulle quali tu hai lavorato e questa è quella che poi ha condotto alla scelta finale. Forse è stata la parte nella quale avete collaborato di più, vi siete confrontati di più, o comunque c'erano delle indicazioni diverse rispetto all'interno da parte dell'editor. Sì, qui ecco, sulle copertine devo dire che invece Feltrinelli mette molto mano, perché comunque è anche uno strumento di vendita, diciamo, Certo. che quindi si va un po' anche al di là della scelta solo artistica dell'autore, ma deve esserci una funzionalità. Quindi sulle copertine si lavora in Feltrinelli molto con anche, c'è un reparto che si occupa proprio, cioè c'è una direzione artistica che in questo caso è di Cristiano Guerri, che quindi insieme a Tito è un lavoro incrociato, cioè Cristiano Guerri che è l'art director, Tito Faracci il direttore di collana e Silvia appunto la editor, è un quadrilatero con anche me compreso. In cui io sostanzialmente propongo sempre molte versioni di cover, che sono quelle che stanno scorrendo adesso, che sono appunto delle bozze fatte molto in fretta, che diano giusto un'idea di che cosa voglio fare, e poi lì si va a scremare. Io magari suggerisco qual è la mia preferita, in questo caso era quella che poi è stata scelta. Però cerco di proporne sempre un po' diverse, con anche, come dire, non solo a livello di soggetto, non è che dico, vabbè, adesso faccio 8 soggetti diversi, anche con proprio delle concetti, anche se vogliamo commerciali, forse diversi. Sulla copertina ragiono sempre un po' di cuore, ma anche un po' appunto di funzionalità. Ad esempio, il titolo si tende a tenerlo sempre in alto. Almeno con Feltrinelli spesso capita così, perché i libri quando vengono messi, vedi adesso nel caso della buona novella, poi
il disegno è fatto sì che si può eseguire, però il fatto che sia in alto è perché quando viene infilato nella costa della libreria, quelle che vedono i libri davanti, quindi non per così. Certo. Così si può leggere il titolo subito. Ad esempio, no, ci sono cose che io ho imparato facendo questo mestiere, nel senso che mi sono state dette dagli editori, io ovviamente non avevo la più pallida idea. All'inizio facevo delle prove di copertina col titolo piccolissimo, cose che appunto no, a livello commerciale non funzionerebbero. E quindi ecco, poi a tutti bene o male è piaciuta subito l'idea poi che è stata scelta, perché comunque col fatto che non si vedessero gli occhi, non so, aveva un che di misterioso forse, di evocativo, comunque che in cui il lettore era comunque coinvolto, perché di distinto questa copertina ti porta magari a immaginare cosa c'è sopra, comunque certo. Un vedo non vedo che tra virgolette può magari intrigare di più il lettore, e quindi è stata scelta poi quella versione lì. Però ecco, io cerco sempre sulla copertina di proporne tante e poi appunto lavorare. Comunque un lavoro abbastanza lungo, anche i pioni di questa poi, quindi anche lì insomma si lavora abbastanza di fino poi. Comunque l'idea di mettere Maria in copertina è comunque abbastanza predominante, poi anche tu hai confermato che era la tua scelta, la tua sì. Prima scelta. Perché lei secondo me è la protagonista di questa storia in realtà. Cioè io volevo che fosse così e nel certo. Libro traspare questa cosa qui, nel senso che non è poi... io trovo che sia interessante il suo punto di vista più che quello di Gesù, perché per due motivi. Perché quello di Gesù è quello che ci è stato più raccontato negli anni da tutti i film... appunto, che invece cercano un po' di raccontare solo la parte iconica e religiosa, no? A partire da Il Re dei Re, che ce lo propongono in tutte le Pasque, in televisione ad esempio, e fino a poi La Passione di Cristo e così via. Cioè tutti cercano di raccontare il suo punto di vista. Invece a me ero interessato più al punto di vista di Maria per una questione di... per vari motivi, credo, anche personali. Vuoi che sono diventato papà da un anno e mezzo, vuoi che secondo me, non lo so, il ruolo della donna anche come sta cambiando in quest'epoca attuale che stiamo vivendo, mi interessa raccontare anche tutta questa, tra virgolette, trasformazione e battaglia che è in corso per cercare di... come dire, per svestire da certi stereotipi, no? Sì, sono... bravissima, bravissima. E quindi volevo che appunto fosse lei la protagonista e che si raccontasse la sua vita, perché poi c'è la canzone di De André, secondo me più significativa. Le due canzoni di De André più significative di questo disco hanno Maria come protagonista, che sono... hanno comunque delle donne come protagoniste, che sono Le Tre Madri e Ave Maria, e sono le praticamente quelle che più raccontano il punto di vista di una donna e di una madre. E niente, io non so, c'era anche un periodo che quando stavo scrivendo il libro, cioè lo stavo immaginando, avevo visto delle immagini appunto di queste donne che migranti che venivano fermate alla frontiera con in ex Jugoslavia, con tutti i figli, i bimbi piccoli, in situazioni davvero disperate. Quindi non lo so, volevo un po' che fosse un libro che è anche dedicato a questo tipo di emergenze, che adesso col Covid sembrano così volatilizzate, no? In realtà esistono ancora tutt'oggi. Poi sono temi ai quali comunque tu sei molto sensibile di tuo, perché li hai già proposti in diversi modi anche nei tuoi lavori precedenti, vero? Sì.
il rapporto io intendo un po' così, io intendo un po' così il mio fumetto, nel senso che magari in maniera anche allegorica, come fa la buona novella, però lo scopo è sempre raccontare quello che secondo me non funziona. Tendenzialmente sono sempre portato a fare questo, o che non funziona, comunque sempre lavorare per cercare di mettere, di portare in superficie quello che a me non piace e che vedo intorno a me, che mi circonda. Quindi ho raccontato la storia di una migrante all'inizio del mio percorso artistico, una storia vera, quindi, e poi ho affrontato questi temi anche un po' di traverso, con magari no, con poi una storia un po' più pop. Faccio l'esempio di Zlatan, che è una storia che racconta la giovinezza, che adesso non posso anche la demo, e quindi ecco la sua gioventù all'interno di un ghetto a Malmo in Svezia, secondo me è molto significativa. Quindi anche usare un personaggio iconico, comunque molto famoso, per raccontare questo tipo di tematiche è una cosa che a me intriga sempre. E quindi anche con la buona novella ho fatto esattamente questa cosa qua. Non riuscirò mai, credo, a togliermi di dosso. Io credo che anche se facessi un libro di genere, che ne so, no. Ogni tanto ci perdiamo dei momenti di audio. Però mi sembra pochi secondi, credo che non si sia perso, credo. Sì, ogni tanto scatta un po' la connessione, sì. Questo volevo dire, quindi sì, mi accompagnerà per sempre. Beh, quello che poi ti caratterizza ogni autore, penso abbia il proprio filone preferito, che sia più realistico, fiction o non fiction. Per cui questo è quello, è il tuo modo di raccontare, il fatto che sia molto legato alla qualità, secondo me lo rende molto interessante, perché è il punto di vista visivo su temi super attuali, è molto bello. Sì, beh, quello che, insomma, il bello del fumetto è questo, che poi ognuno può raccontare un po' quello che vuole, quindi insomma, ci sono tanti autori che seguo che ad esempio non hanno la mia impostazione, mi piacciono tantissimo, certo. Quindi cerco sempre un po' il bello ovunque, e poi è chiaro che quelli che sono magari più vicini a me, magari da quegli autori imparo anche più cose, però poi leggo da lettore con piacere davvero di tutto. Tutto il resto. Giusto. Sì. È così, così che deve essere. Va bene Paolo, noi ci siamo promessi di stare in una mezz'oretta, in modo tale che insomma, queste interviste poi possono andare direttamente nel nostro canale IGTV. Quindi ci malincuoreci in questo momento ci salutiamo e vi ricordiamo che Paolo è anche docente nei nostri corsi di fumetto, quindi invitiamo i ragazzi poi ad approfondire in lungo e in largo tutto quello che hanno da chiedere a proposito di queste opere e degli altri lavori di Paolo. Bene, io ti saluto e do Grazie appuntamento a tutti quanti, grazie per essere stato con noi. mille. Ma va, grazie a voi, ci mancherebbe, è stato un piacere. Benissimo, benissimo. E grazie a tutti quanti. Ci diamo appuntamento per il prossimo venerdì. L'elenco degli incontri sarà disponibile presto anche sul nostro sito. Io vi auguro una buona giornata e un buon fine settimana. Ciao a tutti, ciao Paolo. Ciao. Ciao, 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 ciao. ciao. Ciao.